E così l'ultima giornata sulla Via degli Dei ha inizio. Allora gente, finito il momento cinematico, ora si inizia a fare della vera fatica perché dobbiamo salire a Monte Senario. Dopo una prima indecisione iniziale del gruppo abbiamo iniziato a camminare sul serio. Fabio si è aggiunto da Modena, è venuto apposta per camminare con noi l'ultimo giorno e ci ha dato un'iniezione di energia positiva. Omero sta facendo le riprese e si continua a camminare. Abbiamo svalicato gente e qui a febbraio era pieno di alberi. Ora ci sono soltanto gli alberi ribaltati e il vento continua a sferzarli. Lì ne hanno tagliato uno chiaramente perché probabilmente era pericolante. Fa veramente impressione, questo qui completamente sradicato. Ragazzi, questo qui a febbraio era dritto, eh? Sì. Erano tutti dritti questi a febbraio. Ma questo è il vento che ha fatto... Lì c'è Monte Senario, là c'è Fiesole e là in fondo c'è Firenze. Siamo nella foresta di abeti sopra Monte Senario. E il vento piega gli alberi fortissimo. Siamo arrivati comunque a Monte Senario. Stamattina sembrava veramente molto lontano l'arrivo a Monte Senario, mentre invece siamo arrivati con successo a Monte Senario, abbiamo fatto pausa e ora la direzione è Firenze. Prima c'era una battuta di caccia al cinghiale, abbiamo passato Vetta le Croci, siamo scesi anche e volevamo fermarci al bar dove a febbraio avevo preso un panino con mortadella e un panino con la finocchiona, ma era chiuso per ferie stranamente. Adesso ci stiamo dirigendo e stiamo per iniziare a fare l'ultima salita prima della grande e lunga discesa verso Firenze, prima verso Fiesole e poi verso Firenze. Il problema è che Giulia ha molto male alle ginocchia. Abbiamo preso la nostra decisione, la decisione è quella di arrivare a Fiesole per la strada normale, quindi saltare l'ultima salita fino al Pratone e poi scendere, che comunque la strada a un certo punto si ricollega con la strada normale. Questo perché le condizioni generali del gruppo non erano delle migliori. Questa decisione ci permette di arrivare tutti insieme con le nostre gambe a Firenze, che è la cosa più importante, e non è una salita che cambierà le cose. Per l'ennesima volta è arrivato a Fiesole, loro per la prima, ed ora andiamo in un barettino prima di lanciarci giù nella grande lunghissima discesa che ci porterà a Firenze. Siamo arrivati a Fiesole e la Giulia continua a non mollare niente. La Giulia non molla niente nonostante gli enormi dolori, continua a non mollare ed è riuscita ad arrivare a Fiesole. Le manca pochissimo per arrivare a Firenze.
Che bello, siamo a Fiesole. Ora non ci resta che scendere, anche se la discesa sarà dura, perché tira un vento che pela con un freddo veramente pungente. Però questo è il paesaggio. Dal bar del popolo, dalla casa del popolo. C'è il vento che mi fa volare via. E così siamo arrivati al punto panoramico. Il buon vecchio cartello Firenze. E il delirio sta arrivando. Giulia, questo è il confine. Adesso bisogna beccarsi l'altro cartello, che è quello buono. Questo semaforo è bellissimo. No, ma di qua non passa mai nessuno. Questo qui è uno dei vicolini più fighi per arrivare a Firenze. Non abbiamo fatto la vecchia Fiesolana, perché è veramente a 90 gradi, praticamente tagliata nella collina, e le ginocchia del gruppo non erano in grado di sopportarlo. Ma questa merita. Non è la strada ufficiale questa, Ce ne frega niente, la strada ufficiale è quella che facciamo noi. No, la strada ufficiale è quella nel nostro cuore. Chi è che si becca? No, ragazzi, non ci posso credere. Sandro. Caramba, che sorpresa, arrivato Sandro. E Tyson! Tyson! Oh, siamo cremati. Ciao! Scusate, Damiano, piacere. Claudia. Alessandro. Claudia. Ciao, Fabio. Grandissimo. Ciao Sandro. Io bene. Ciao Tyson. Come stai? Ciao, bene. Grande, c'è arrivata una macchina che ci investe. Andiamo in Piazza della Signoria adesso, giusto? Sì. Davanti a noi vediamo il Duomo. Gli ultimi metri di questa Via degli Dei. Il Duomo. Giulia non si ferma davanti a niente, passa sul cofino, sul cofino delle macchine. Ave, sei carico? La piazza è vicinissima, veramente vicinissima, incredibile, ci siamo. Comunque c'è da dire che anche se è la terza volta l'emozione è veramente tosta. E la Giulia va fortissimo, da sola, fortissimo, là davanti. Prima! Grande Giulia! Commento a caldo. No, no, dobbiamo arrivare proprio là in fondo, là in fondo, là in fondo. In mezzo, dobbiamo arrivare in mezzo. In mezzo, è qua il mezzo. Ah, grande Giulia. Grande Giucia. La migliore. Rega. La Via degli Dei è conclusa. Ma il cammino nei nostri cuori non è mai finito, non finirà mai. Ole! Ultima soffiata di naso. A questa Via degli Dei. A Nicolò. Fabio che ci ha raggiunto all'ultimo. Omar che ha dormito la prima notte in tenda. La Giulia che è stata davanti tutto il tempo. Sandro, il nostro angelo dello spumante e di spugnere. Ale e il vecchio Damo. I migliori acquisti possibili. Bella raga, volete una foto? Fabio, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi ragazzi. Un saluto. Basta, basta. Cammineremo ancora insieme. Forse, con te non lo so. Ciao Fabio. Ragazzi, ci vediamo un'altra volta. Ciao. Ma non è finita, perché noi siamo sullo stesso treno. E si sale su Freccia. Con notevole difficoltà insieme ai miei due compagni di viaggio. Perché mette pince banni. Che non mi hanno ancora abbandonato. E così, come la fine di ogni cammino, torna a Bagnacavallo e ad aspettarmi c'è la mia mamma. Ciao! Ciao! Fine!